L'ultima bomba d'acqua che ha colpito soprattutto Atri, Silvi e Pineto ha creato ulteriori smottamenti al territorio. Anche il comune di Atri ha le prese con nuove frane. Sì, purtroppo sì, è venuta giù una quantità d'acqua incredibile. Credo che siamo stati il comune più colpito d'Italia con oltre 200 mm di pioggia. È veramente una mai vista tanta acqua scendere giù. Abbiamo una serie di criticità, soprattutto per smottamenti a monte delle strade e da parte di terreni dei privati. Abbiamo una serie di criticità piuttosto serie nella zona Pila con le due fontane archeologiche della Pila e della Canala, con le strade chiaramente e tutti i terreni annessi che sono collassati completamente. Abbiamo una situazione di emergenza anche sulla provinciale Atri Pineto, dove la provincia sta già intervenendo insieme al comune, sempre nelle vicinanze di questa zona, più una serie di dissesti dovuti veramente a una quantità d'acqua incredibile ad una serie, ahimè, di errori fatti in precedenza sulla non reggimentazione corretta delle acque, soprattutto in alcuni tratti. Adesso non voglio fare polemica perché purtroppo dopo la nevicata di quest'inverno e la siccità di quest'estate con gli incendi, adesso ci mancava anche questo. Certo che insomma sta appena per iniziare l'inverno, se queste insomma sono le avvisaglie bisogna veramente preoccuparsi. No? Dunque dovrete intervenire immediatamente sui nuovi smottamenti. Sì, stiamo già intervenendo, abbiamo già dei mezzi che stanno, come dire, facendo tornare quantomeno la viabilità a una discreta normalità. È chiaro che poi bisogna smaltire tutto quel terreno e soprattutto intervenire sulle fontane archeologiche, su alcuni tratti di strada oggettivamente ridotte male. Stiamo già intervenendo, abbiamo previsto nel nuovo piano neve, nel nuovo piano di protezione civile comunale, una serie di accorgimenti che speriamo insomma servano in futuro ad evitare che accada questo. Il problema è che i cambiamenti climatici oramai sono quasi la normalità. Qui prima si nevicava tantissimo ogni cicli di 10-20 anni, adesso invece sembra che quasi ogni anno, insomma ogni qualche anno insomma avvengano situazioni di questo tipo. Speriamo insomma che questo inverno sia rigido ma non disastroso come il precedente.